grazie mille a Carco Software, chiaramente per l'ospitalità, mi autoringrazio per la grafica, ma comunque, e grazie per i valletti che oggi ho, non è facile averne due ai meetup. Chi sono? Sono Andrea Campaci, sono un IT architect e sono anche crafter, un crafter, sono socio di Crafter Software. Questi sono i miei riferimenti, GitHub e per... E c'è anche LinkedIn, insomma, mi trovate anche lì. Un'altra cosa, Angelo, se riesci a mettere la repo, magari ogni tot, quella che ti ho dato. Sì, certo. Così insomma, fa da riferimento a quello che vedremo oggi. Ok, quindi questa qua è la repo, ma la linka Angelo col link diretto, così ci andate spediti. Perfetto. Ok, partiamo con un'introduzione, chiaramente se fossimo dal vivo magari ci starebbe la domanda, insomma, quanti di voi usano Vue, chi ha già visto Vue 3, chi non ha mai usato Vue, quindi non sapendo un po' il background della seniority, cerco un attimino, ovviamente poco, di spendere un po' di tempo un attimino per fare un po' il riepilogo. Che cos'è Vue.js? È un Progressive JavaScript Framework. Che cosa vuol dire Progressive JavaScript Framework? Se guardiamo quello che dice Evan Yu, che è il creatore di Vue, Progressive Framework è l'idea di avere un framework che è progressivo, e voi mi direte, grazie al cavolo, nel senso, un framework è chiaramente un insieme di librerie che progressivamente cresce, ma non solo da quel punto di vista di funzionalità, ma cerca di mantenere un bilanciamento tra, diciamo, un ventaglio di utenti con seniority veramente diversi, cercando di tenere sempre questo bilanciamento tra design e facilità di utilizzo. Quindi facilità di utilizzo per chi ha le prime armi e anche una facilità di utilizzo per chi ha bisogno di qualcosa in più, per seniority più alte, per architetture enterprise. Quindi un bilanciamento tra feature interessanti per le seniority più alte e facilità di utilizzo per chi ha le prime armi. Questo banalizzo ovviamente, però più o meno in sintesi è questo. I punti di forza che abbiamo, insomma, sono: il framework praticamente è di dimensioni ridotte, chi lo usa già lo sa già, e vedremo che Vue 3 in questo senso migliora ancora insomma, le dimensioni del pacchetto. Abbiamo abbiamo detto adesso, appunto, una curva di apprendimento molto bassa, un approccio component-based come React, poi anche Angular appunto ha un approccio component-based, per chi usa Angular sa benissimo che non è l'unico approccio, o comunque non è l'approccio principale, insomma, comunque, che tiene Angular, comunque l'approccio è molto più simile a React. È un framework molto flessibile, quindi abbiamo detto che si adatta alle esigenze di diversi tipi di progetti e quindi diversi tipi di seniority anche. È un framework reattivo, appunto abbiamo le computed property che reagiscono, fanno reagire il virtual DOM, e quindi noi abbiamo sempre il dato aggiornato quando il dato cambia. Possiamo utilizzare TypeScript e JavaScript, questa cosa per esempio per chi usava React un po' di tempo fa non era nativamente possibile, poi ovviamente con librerie aggiuntive si può far tutto, invece out of the box Vue fa sì che possiamo utilizzare sia JavaScript che TypeScript, e vedremo che da questo punto di vista Vue 3 migliora ancora il supporto a TypeScript. Potete utilizzare HTML o Render Function o le JSX se vi piace un po' l'approccio React, e poi ce n'è un altro che insomma, che è Jade, non l'ho messo, ma c'è un motivo, l'ho messo perché non mi piace, non usatelo, per favore. E poi SCSS o less, insomma, veramente un framework che dà spazio veramente a un po' ciò che ci piace, insomma. Ecco,
ho messo questa, diciamo, un po' di slide anche per far vedere un pochettino che l'interesse di Vue in questo momento sta crescendo ovviamente nel mondo. Questo è un grafico che fa vedere l'indice di interesse per chi non sviluppa oggi nella tecnologia. Qui, diciamo, chi ha votato Vue probabilmente non la conosce, probabilmente programma AngularJS, quindi è gente che è interessata a qualcosa di diverso rispetto al suo quotidiano. E vediamo che comunque ha passato Angular, comunque sta veramente scalando questo framework, che è più giovane rispetto agli altri, o comunque è più giovane dal punto di vista, diciamo, anche lavorativo, lo si trova, soprattutto in Italia, lo si trova veramente di rado. Però sto vedendo che molte, molte società hanno iniziato a interessarsi. Ecco, questo invece è la crescita sull'utilizzo. Allora, il grafico in questo caso si legge molto semplicemente. Ci sono i colori chiari e i colori scuri. Sostanzialmente i colori scuri sono le cose, la parte positiva, e poi i colori chiari sono la parte negativa. Non so se vedete, insomma, c'è il rosso, rosso chiaro e verde, verde chiaro. Ecco, e poi c'è il grigio, ma intanto non lo vediamo. Sostanzialmente il rosso fa riferimento a chi usa il framework, la tecnologia di riferimento, e quindi vuole continuare a usarlo, mentre o non vuole in base a se è chiaro o scuro, insomma. Se è scuro la vuole continuare a utilizzarla, e se è chiaro non vuole continuare a utilizzarla. E invece il verde scuro, appunto, indica il fatto che la persona non utilizza la tecnologia, però è interessata a volerla imparare. Invece il verde scuro indica il fatto che non c'è interesse, non lo conosce, non lo sa, non lo usa, non lo interessa. Quindi vediamo che React è in testa a tutti, lo sappiamo, insomma, io non ho pregiudizi sulla tecnologia. La tecnologia deve servire, ops, deve servire nel momento stesso che mi risolve una problematica. Quindi non è che io sono pro Vue, pro React. In questo caso però possiamo dire che la community view sta crescendo, c'è interesse. Quindi perché a me interessa magari da architetto? Perché chiaramente se io oggi devo fare un'analisi su un framework che mi deve risolvere una problematica, io devo sapere qual è il framework che da qui a 5 anni magari mi resta sul mercato. Perché se io a oggi uso Svelte, per quanto Svelte abbia delle potenzialità, per esempio a oggi ho poche persone che me lo utilizzano e meno persone che magari vogliono appunto impararlo. Ember, per esempio, è il caso più plateale. È ovvio che tipo il mio progetto andare su Ember, sì, magari è bellissimo dal punto di vista tecnologico, eccetera, però magari non è una scelta da società enterprise, ecco, magari può essere una scelta più da startup, per dire, è un esempio ovviamente. Ok, andiamo avanti. Ok, entriamo un po' nel vivo della cosa. Changes. Allora, praticamente, cosa è stato cambiato? Allora, iniziamo con la frase che dice Evan Yu, che è il creatore di Vue. Dice che Vue 3 è più veloce, più piccolo, più mantenibile ed è maggiormente integrato allo standard nativo. Ok, questo cosa vuol dire? Che a detta sua, se uso Vue 3, il mio applicativo è più veloce rispetto a Vue 2, il pacchetto è più piccolo, riesco a mantenerlo maggiormente, perché poi vediamo perché. E il fatto che sia integrato allo standard nativo vuol dire che utilizza, invece di utilizzare librerie di terze parti per fare, appunto, non so, la butto lì, non uso Lodash, uso JavaScript per, appunto, fare, uso le funzioni native di JavaScript invece di utilizzare le funzioni native, le funzioni di un'altra libreria di terze parti. In questo senso migliora ancora perché non utilizza S5, che è più, sapete meglio di me, chi usa JavaScript da tanto tempo, molto più verboso, utilizza S6. È stato riscritto in S6, in realtà è stato riscritto in TypeScript, vedremo, e quindi questo migliora notevolmente.
tutto quello che è il tree shaking anche di Webpack. Perché appunto sapete che in S5 appunto c'era il problema che Webpack non riusciva a fare il tree shaking, invece con tutti gli import e i model S6 appunto riesce maggiormente a togliere quello che non usiamo. Quindi noi abbiamo un core dove utilizziamo quello che vogliamo, quello che non utilizziamo del core automaticamente in fase di build time verrà scartato e quindi avremo un pacchetto ovviamente più piccolo. Miglioramenti quindi. Il Virtual DOM è stato riscritto per migliorare le performance, quindi sostanzialmente ovviamente è più veloce, più reattivo, non dico che adesso non lo sia, però chiaramente se noi lo vediamo su applicazioni grosse, questa cosa magari scalando potrebbe risolvere magari qualche problema che avevamo magari trovato. Il supporto a TypeScript, come ho detto, è stato riscritto totalmente in TypeScript. Sono stati esportati i moduli come moduli S6. Abbiamo la possibilità di avere dentro il core le interfacce, cosa che non avevamo all'interno di Vue 2. Questo è una cosa, a mio avviso, sono super contento di questa cosa perché prima dovevamo usare appunto altre librerie di terze parti per avere le interfacce di TypeScript, alle volte neanche funzionavano bene e qualche type si perdeva. Adesso abbiamo proprio un core che ha tutto quello che serve, anche per il supporto a TypeScript. Poi possiamo non utilizzarlo, TypeScript possiamo utilizzarlo, non è un problema, c'è e questo è importante. Più flessibilità nella creazione dell'app, nelle configurazioni, cosa vuol dire? Poi lo vedremo quando vedremo il codice. Per chi conosce, ovviamente, poi vediamo l'esempio per chi non ha mai bootstrappato un'applicazione in Vue, noi sappiamo che facevamo new Vue e app, insomma, no, new Vue, poi mettevamo creavamo l'istanza della nostra applicazione. Poi dentro potevamo fare view.use.mixin.components per registrare globalmente i componenti, mixin e tutti i plugin che volevamo utilizzare. Ecco, questa cosa non è più così. Noi possiamo praticamente utilizzare questi in un'istanza piuttosto che in un'altra. Quindi possiamo creare più istanze dell'applicazione diciamo, utilizzare i plugin in una e nell'altra no, perché l'istanza sono diverse, quindi ci dà la possibilità di avere istanze diverse per diverse applicazioni e non abbiamo più un'istanza globale di Vue, ma abbiamo diverse istanze dove possiamo appunto configurare in modo diverso le nostre applicazioni. Poi lo vedremo, magari è un po' complesso da spiegare, però quando lo vediamo sicuramente capirete maggiormente. Riduzione del pacchetto. Poi vedremo perché ho fatto una prova giusto perché io non mi fidavo, quindi ho provato a vedere un attimino effettivamente se questo era vero. Allora, perché è stato riscritto? Insomma, potevano continuare a evolvere quello che c'era già. E oh mio Dio, l'hanno riscritto, quindi è Vue 2 è l'Angular.js di Vue? No, non è così. Allora, la riduzione perché l'hanno scritto? Perché hanno ridotto il debito tecnico, perché ce n'avevano talmente, cioè, sempre leggendo un po' da quello che diceva in un'intervista Evan Liu, diceva appunto che si era accumulato talmente debito tecnico che non riuscivano, cioè, purtroppo poi a livello, come si sa, nel mondo del software, si arriva a un punto dove o magari tipo o le fondamenta ti danno la base per fare il castello, o a questo punto devi buttare giù tutto e riscrivere. In questo caso hanno riscritto e l'hanno fatto appunto perché avevano accumulato troppo debito tecnico, molte parti erano duplicate, questo perché appunto la Vue era cresciuto e non aveva le fondamenta adatte per come stava crescendo. Succede. Per facilitare i contributor, insomma, sapete che è un open source, ci sono i contributor e i contributor, insomma, avevano, a detta sua, delle difficoltà sul trovare
magari tipo le sezioni per fare la feature X, eccetera, eccetera. E quindi, detta sua, hanno riorganizzato il codice. Come l'hanno fatto? Mettendo tutte le librerie di Vue in un monorepo. Adesso, la repository di Vue è Vue 3, è diventata un monorepo, quindi con tutte le librerie core di Vue. E questo permette una facilità, ovviamente, nella manutenzione e nella diciamo, facilitazione contributiva dei contributor. Poi, ha detto sempre di Vue 3, questo sarebbe interessante provarlo, però io purtroppo non so come possiamo provarlo, però magari qualcuno può dare dopo qualche dritta riguardo. Comunque dice che tipo le funzioni di render di Vue 3 impiegano praticamente meno di un decimo della CPU time. Che appunto non è, è solo la parte diciamo di CPU, non la parte diciamo relativa alla traspilazione, insomma, alla parte di browser che traspila il codice, quindi solo la parte di CPU rispetto alla versione 2. Sarebbe interessante capire un attimino come fare la prova. Quindi molto più veloce. Qua ho fatto la prova qui da San Tommaso, insomma, quindi ho preso un'applicazione Vue 2, ho preso un'applicazione Vue 3, le ho bootstrappate così da CLI e poi le ho buildate e ho detto, vediamo se effettivamente pesa di meno. In effetti, se vedete, vabbè, non abbiamo già comunque Vue. È comunque un pacchetto molto, molto leggero, però abbiamo guadagnato qualcosa. Abbiamo guadagnato sul size non minificato, quindi vediamo il vendor perché ho separato proprio volevo proprio vedere il core, quindi ho separato il vendor dall'app e il CSS, quindi ovviamente CSS a parte, e l'app, diciamo che l'applicazione, quella che lui bootstrappa, diciamo, di componente di default, l'ho separato. Infatti vedete che poi il componente separato più o meno pesa uguale, non pesa, po pesa poco meno. Però quello che è interessante è che il core, appunto, è poco più basso. Cioè, insomma, 10K, si guadagna 10K, gzippato, insomma, 3K. Non è male, cioè, secondo me non è male. Scalando potrebbe insomma in un bundle più grosso magari questa differenza potrebbe essere cioè più si potrebbe vedere di più. Ok. Quindi cosa è cambiato nella pratica? Abbiamo visto appunto perché, ma cosa cambia? Appunto, abbiamo detto la creazione dell'app view, cioè è cambiato il modo. Adesso non si fa più new view e poi ci mettavamo le option all'interno del costruttore e poi la montavamo nel caso in cui volevamo fare l'applicazione normale, poi web component, un'altra roba, però nel caso diciamo classico da CLI o comunque anche da CDN abbiamo la creazione di view attraverso una factory. Questa factory ritorna un'istanza diversa ed è questa che ci permette di utilizzare o meno i mixin su un'istanza o no. Ok? Paradossalmente, adesso potreste dire che un'istanza di Vue utilizza Vuex e l'altra no. Questo può aiutare in alcuni casi. Magari tipo se non vi è mai capitato la necessità, probabilmente non vi interessa. Però per in alcuni casi potrebbe essere qualcosa in più. La proprietà data, vabbè, questo è un piccolo, sapete che molte volte la scrivevate come oggetto, alcune volte come funzione anonima, ecco, adesso solo funzione anonima. Questo era da dire sulla proprietà data. Registrazione, quindi abbiamo detto, i componenti la createApp crea un'istanza, possiamo registrare su ogni istanza i mixin, i plugin. Tutto quello che volete su ogni istanza, singolarmente.
I life cycle sono cambiati, in realtà sono cambiati due. I before destroy e destroy l'hanno chiamato in before amount e amount, perché è più a livello, l'hanno pensato come componente, quindi lo monto, cioè il fatto che ci sia, c'era nel life cycle, se vedevate, c'era il create e poi il mount, però non c'era mai un amount, c'era il destroy, quindi secondo me l'hanno messi a posto solo per questo, per un discorso di nomenclatura. Transizioni, vabbè, appunto, adesso non c'è più vuenter, ma c'è vuenter from, anche questo perché c'erano un po' di miscugli tra appunto vuenter e le altre transazioni che si chiamavano appunto view qualcosa from, quindi le hanno diciamo messe tutte uguali. Ok, abbiamo detto come la create app, anche la Vuex e così come il router hanno delle factory che staccano un'istanza praticamente specifica. Quindi possiamo istanziare più, mentre prima appunto Vuex lo istanziavamo globalmente, adesso possiamo avere più istanze e su ogni istanza possiamo appunto legarlo. Diciamo, registrarlo su un'istanza della nostra applicazione, la nostra app. Ok. New feature. Abbiamo il teleport. Allora, sulle nuove feature vorrei anche darvi magari degli esempi, degli use case, magari non ci avete mai pensato, magari vi è capitato e magari in questo momento non riuscite a capire come potete usare questa feature, quindi vorrei anche darvi degli use case. Allora, Teleport Component cos'è? Praticamente vi appende proprio una sub-applicazione, perché proprio questo si tratta, quello che mettete appunto all'interno di questo elemento, che è sostanzialmente un componente che si chiama Teleport. Gli dite dove volete teleportare tutto quello che c'è dentro, e ve lo appende a una tag, quindi a un ID o appunto usa il query selector, quindi potete mettere un ID, una classe, quello che volete. E la cosa bella è che potete anche uscire dalla vostra applicazione, potete teleportare diciamo, il contenuto anche fuori dal div dove viene montata l'applicazione. Poi lo vedremo. Ed è, cioè, molto interessante come cosa. Quindi, e poi mantenete il controllo. Non è che è solo una cosa tipo, sì, appendete il contenuto da un'altra parte. No, avete ancora il controllo. Il controllo della vostra applicazione ce l'avete ancora voi. Ed è proprio interessante, perché questi si possono anche fare dei ragionamenti sul micro front-end, su un'evoluzione anche dei micro front-end. Fragments. Cosa sono? Vi è mai capitato di dover mettere sulla parte di template due elementi sulla root sostanzialmente del template? Ecco, non era possibile, dovevate sempre, diciamo, wrappare tutto dentro a un elemento più grande. E poi vi faccio vedere un esempio di come potrebbe essere utile. In questo caso potete mettere più elementi fratelli. Quindi potete anche mettere un elemento e poi ciclarlo, cosa che prima non si poteva fare, perché se vi ricordate la CLI, se usavate appunto la CLI quando lo servivate, quindi il not reload vi dava l'errore che, non che appunto c'erano più elementi dentro il template. Ecco, adesso non c'è più questo limite. Composition API, so che magari qualcuno di voi è qui molto per la Composition API. Ecco, ne parliamo proprio specificatamente perché è una modalità nuova, opzionale, ok? Quindi sostanzialmente potete non usarla, potete continuare l'approccio options che avete usato fino adesso. Potete eventualmente, poi vediamo nello specifico, utilizzare appunto view class o view class decorator o view property decorator per chi usa TypeScript, però insomma
è qualcosa di nuovo, guardiamoci dentro perché potrebbe interessare, un approccio funzionale, insomma, rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Composition API. Allora, cosa serve? Sono un po' i React Hooks, e in realtà sono molto preso spunto dai React Hooks. Quindi le Composition API sostanzialmente sono delle librerie di utility, quindi sono delle funzioni che vengono messe a disposizione da Vue che permettono di fare determinate cose. Quello che in realtà facevamo con le Option API, in realtà, niente di più. In realtà il discorso è come le scrivo, perché prima avevo appunto, sapevo che le computer property andavano messe sotto l'oggetto, la proprietà computed, adesso non è più così con le Composition API. Inoltre, si dice che c'era l'approccio mixin, che conoscete bene da Kiri, cioè insomma è un approccio molto usato, quello di mixin. Ecco, le Composition API sono migliorative in questo senso perché permettono di essere più efficaci nel capire dove è cosa, e invece i mixin nascondevano un po' in questo senso. Sono parzialmente d'accordo, comunque restano anche approcci validi, potete anche fare mischioni, non è un problema, cioè tenendo conto che cercate di avere rigorosità, chiaramente, questa è una regola che vale sempre, però potete usarli entrambi o potete non usare le Composition API e continuare con i vostri mixin, non è un problema. Qua metto sempre comunque dove prendo le informazioni perché magari qualcuno si vuole leggere proprio l'articolo, quindi quando vi do le slide, se volete, guardateci perché effettivamente può essere anche utile magari andare più nel dettaglio di quello che scrivo e quello che dico. I vantaggi delle Composition API, quindi il riutilizzo del codice come i mixin, in realtà, quindi uno mi dice, ah beh, ma lo faceva già i mixin, sì. L'utilizzo del codice, forse riesco a utilizzarlo meglio, riesco a componentizzare di più effettivamente. L'organizzazione del codice forse è meglio di quella dei mixin, da un certo punto di vista. Bevo un po' d'acqua, scusate, perché mi sta seccando la gola. Ok. E poi l'approccio funzionale, insomma, abbiamo un approccio più funzionale rispetto a quello che era prima, che era un po' più a controller. Svantaggi. Allora, è un po' come il RxJS, è richiesta la conoscenza degli operatori, insomma, abbiamo diversi operatori che fanno qualcosa, dobbiamo conoscerli, non sono tantissimi, e dobbiamo però sapere come funzionano, perché magari non sono proprio intuitivissimi, infatti vediamo che già nel secondo punto ho messo ref e reactive, che vediamo, e poi spieghiamo velocemente, insomma, per il limite di tempo che abbiamo, possono essere facilmente confusi, insomma, quando uso ref, quando uso reactive, insomma, c'è magari un po' di confusione iniziale, quindi non è facilmente intuibile questo approccio, però poi una volta usato magari si capiscono anche i vantaggi. Un po' come chi magari non vuole usare Vuex e poi appunto scopre che invece è meglio utilizzarlo. Ecco, resti all'inizio, però tanta roba dopo. Avere tutto in un'unica funzione setup, perché vedremo che, appunto nello screenshot dopo, vediamo come è composto, dove dobbiamo mettere la nostra Composition API. Avere tutto in un'unica funzione, in un unico, diciamo, è come mettere tutto nel create o nel costruttore, fondamentalmente, potrebbe far storcere il naso a qualcuno. In effetti può essere così, insomma. Ok, mi dicono che sono passati 29 minuti, quindi vado abbastanza più spedito. Ok, quindi abbiamo data, methods, computer, questi li conoscete, watch. Praticamente li mettiamo tutti dentro setup. Praticamente il setup diventa il nostro unico cuscinetto dove mettiamo dentro tutto. Ok, questo è un po', diciamo, il componente senza usare TypeScript, senza usare niente. Abbiamo la funzione setup dove praticamente vengono passati due argomenti, props e context.
La proprietà, le prop è un elemento reattivo, mentre le context è un elemento, diciamo, statico, non reattivo. Quindi sono quello che prima facevate col this, adesso dovete farlo così. Non potete più fare this.props.title, dovete andare a prenderlo da quell'argomento. Ok, questo perché? Perché setup viene a livello di lifecycle inizializzato prima del created, quindi non c'è ancora il this fondamentalmente, quindi non potete accedere al this. Quindi tutto quello che fate dentro qui non avete il this, dovete andare appunto con i vari operatori che vi vengono dati da view e poi vedremo come fare. Però questa era la schermata per dirvi. Scusate, torno un attimo indietro. Questa è la schermata per dire come faccio a prendere le proprietà che prendevo prima, come faccio a prendere la proprietà slot che prendevo prima, come faccio a emittare. Ecco, così, perché abbiamo questi hook, chiamiamoli, questi attributi, dove ci danno la possibilità di appunto utilizzare quello che utilizzavamo prima, ma con il this. Ok, quindi velocissimamente questa parte. Questi qui praticamente sono il lifecycle, a sinistra abbiamo i lifecycle come li conoscevamo prima, quindi before create diventa setup, create diventa setup, before mount dovete usare l'operatore on before mount che diventa un metodo all'interno e quindi che all'interno vuole cosa? Una funzione anonima che scatta in quel preciso lifecycle hook. Ok? E così per gli altri, insomma. Quindi, poi magari nel codice si vede, poi nel caso che uno non ha capito, mi fa la domanda specifica, ci ritorniamo, insomma. Ok, TypeScript. Vado ancora veloce, insomma. Supporto nativo. Abbiamo detto, è stata riscritta totalmente. Ho visto che appunto cioè, vedremo che ho utilizzato nella demo. Define component che è una factory out of the box di Vue adesso per utilizzare appunto i type in maniera efficace. Almeno da quando ho fatto le slide, Vue class component e Vue property decorator non erano ancora pronti. Anche se nell'ultima volta che ho bootstrappato qualcosa nella CLI, ho visto che Vue class component la buttava dentro come dipendenza e quindi la utilizzava. Quindi sì, diciamo che le librerie si stanno adattando, non siamo ancora in una fase in cui utilizziamo le librerie sono tutte migrate a Vue 3, quindi utilizzabili in Vue 3. Quindi migrazione, allora questo è il link, poi quando vedete le slide trovate tutto quello che Vue 3 dice sulla migrazione, come migrare. Come vedete le modifiche, allora l'ultima versione adesso è la. Quando ho fatto le slide era la 3.05, probabilmente si è andati un po' più avanti, con qualche sicuramente patch. Ecco, per chi usa la CDN può usare Vue Next, che si piglia sempre l'ultima, o latest. Quindi, quando praticamente cambiate questo, dovete fare dei cambiamenti che vediamo adesso nel codice, insomma, però sono veramente poche. Avete visto, non è che ci sono delle breaking changes, è stato riscritto tutto, ma diciamo che in qualche ci sono stati dei cambiamenti a livello di factory, ma per istanziare appunto alcuni elementi, plugin e app. Ma fondamentalmente non è cambiato niente poi nell'utilizzo, nella scrittura del componente. Quindi la migrazione è molto semplice. Quindi i consigli quali sono sostanzialmente? Quella di utilizzare, di vedere quali librerie a oggi, cioè se voi avete un'applicazione e volete migrarla, verificate prima quali sono le librerie che state usando e se sono compatibili con Vue 3. Se lo sono, allora pensateci. Se no, ovviamente non è ancora il momento. Consiglio personale, oggi non è, secondo me non è ancora la maturità per dire ok, cambiamo oggi i nostri progetti. Aspettiamo un attimino, vediamo come va avanti, monitoriamo la situazione. Sicuramente, come avete visto, ci sono grandi aspettative, però
ovviamente c'è ancora lavoro da fare su tutte le librerie, appunto prima si citava Beautify, non è ancora migrato in Vue 3, quindi sicuramente anche a livello web component e, ok, perfetto, allora l'ultima slide è code time, vediamo un attimino velocemente il codice. Allora faccio un check per vedere se è vivi, vi sto annoiando, ti vivi? Ti vivi, penso. Ok, perfetto. Ok, ok. Fighissimo, fighissimo. Ok, perfetto. Dovreste vedere lo schermo, insomma, ecco. Giusto? Sì. Perfetto. Allora, questa è la mia piccola applicazione in Vue 3. Vabbè, non ho curato dal punto di vista della UI, non mi interessava. Allora, prima cosa da vedere è qua ho messo in commento quello che c'era con diciamo Vue 2, quindi fondamentalmente cosa si faceva? Si importava Vue nella sua interezza, si faceva new Vue e si montava l'applicazione, perfetto, poi si metteva nelle varie prop, router, store, eccetera. Adesso praticamente vedete che non ho più un, diciamo, un modulo di default unico, ma ho diversi moduli che mi espone Vue, e uno di questi è CreateUp. Vado in chain per dire use store, use router. Okay? Quello che prima facevo con Vue.use e mettevo l'istanza di Vuex, quindi giusto per fare per rinfrescare o per far vedere a chi magari non conosce, insomma, prima dovevo fare questo. Prima, e poi esportavo appunto l'istanza, diciamo, rilasciata dal new router. Ecco, adesso non devo più farlo, adesso devo praticamente usare create router, sotto lui rilascia un'istanza del router, questa qui, e poi sostanzialmente cosa faccio? La registro dentro use, quindi la metto qui. Quindi non devo fare il doppio passaggio fondamentalmente, la inserisco e questo, a parte questi due passaggi, in realtà tutto il resto, quindi le rotte e tutte le proprietà delle rotte, poi ovviamente si evolverà anche la cosa, quindi a oggi è così, domani non lo so, quindi le rotte le scrivo esattamente come prima, non ci cambia niente. Ecco, un'altra cosa molto importante. Vue Router, che appunto conoscevate, esporta anche, perché dicevamo è stato tutto riscritto in TypeScript, esporta anche le interfacce. Quindi io posso utilizzare, poi magari non avevo l'idea, non riuscivo a capire o comunque dovevo prendere il TTS o corrispondenti creati da un'altra libreria, adesso invece mi importo l'interfaccia e quindi riesco l'idea. Insomma, se io metto qua meta, farmi la figura, ah, ok, lo trovo, mi faceva la figuraccia della demo. Ok, perfetto. Quindi, quello che dicevo prima è che fondamentalmente io posso quindi creare un'altra applicazione, ok, quindi l'ho messa qui, ok, scusate, che è da un po' che uso Windows, adesso con Mac ho il problema del control. Ok, adesso gli ho messo un componente, praticamente, un componente, cioè un'altra, ho creato un'altra applicazione sulla base di un altro componente che non c'entra niente e l'ho messo dentro a un altro div che è dentro l'HTML, insomma. Quindi è qua. Questo cosa, se vediamo appunto qui, io non gli ho detto use store, use router, non gli ho detto niente. Quindi se io qui tento in questo, usando fragments, che è questo componente, provo a utilizzare Vuex in questa istanza, lui mi spacca, perché chiaramente non gliel'ho caricato. Quindi possiamo dividere anche i behavior. Quindi posso decidere di non mettere le rotte, non mettere lo store, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Cosa serve dipende da cosa volete fare, insomma. Come sempre. Ok,
Andiamo appunto, vediamo un attimino, a parte Define Component, che è appunto il sistema che ho usato io per avere anche supporto a TypeScript, ecco, per chi non usa TypeScript lo può scrivere tranquillamente così, infatti vedete che funziona, solo che col Define Component è molto meglio per il supporto TypeScript, ma adesso avevo visto, come vi dicevo, che potete utilizzare anche View Class Decorator per View Class Component, scusate, per avere appunto per scriverlo come classe, quindi Export Default Class, Extend View, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non so se faccia proprio Extend View, devo vederla, non l'ho ancora vista nella pratica. L'ho vista velocemente. Quindi abbiamo i router link che funzionano più o meno allo stesso modo, quindi non niente da dire su questo. Quindi se avete un componente fatto così, praticamente state veloci, cioè non dovete neanche migrarlo praticamente. Ok, partiamo dal Fragments 1. Quindi cosa dicevo? Avete mai pensato di... aspettate che tolgo un attimino. Questo qua non l'ha tolto. Aspettate. Ok. Avete mai provato a dover mettere, per esempio, quando avete un form, questo è un esempio pratico, volete un form e volete praticamente componentizzarlo maggiormente perché avete un altro componente, però ha tanti campi e quindi se lo facevate come prima, cosa facevate? Una seconda riga. Non potevate metterlo in line. Ok, non potevate continuare, diciamo, l'apposizionamento tramite flex. Ok? Penso che a qualcuno sia capitato questo problema, magari solo a me, non lo so. Quindi, cosa succedeva? Prima dovevo fare così, insomma, quando arrivavo sul template avevo questo div che mi doveva wrappare un div con il ciclo for. Quindi, io cosa mi trovavo? Cioè, alla fine, in soldoni, cosa avevo? Ok, avevo, vabbè, adesso il behavior è più o meno questo, vabbè, perché lui mette in line la cosa. Comunque ho un behavior che non è quello che voglio. Quindi se voglio che questo componente sia continuativo a questo, che quindi prenda le regole del genitore che lo richiama, sostanzialmente adesso posso levare, quindi questo div che mi includeva, quindi mi dava questo behavior che non volevo, e quindi mi trovo ovviamente adesso preload, mi trovo tutto in line. Ecco, la cosa è che io adesso ho fatto un ciclo for per aiutarmi, ma capite bene che posso fare quello che voglio. Ok, giusto per capirci. Tac. Posizionamento è giusto. Quindi questo a mio avviso già vale lo sforzo perché veramente certe volte questa cosa ci porta a cambiare anche determinati requisiti o prendere strade molto più complicate e duplicare codice. Ok, scusate, vado veloce, ma il tempo stringe, se no non ce la faremo mai. Già forse sforiamo di molto. Teleport, abbiamo faccio vedere il codice. Teleport, io ho messo per esempio end of body che è un ID che è fuori. Io praticamente questa applicazione la sto montando dentro questo div app. Se io vado a utilizzare teleport, vedete che ha fatto l'append dentro un div che non sta dentro la mia applicazione, cioè la mia applicazione è qua, ok? Ma il teleport l'ha portata fuori, ok? Che quindi voi mi direte, ah sì, vabbè, adesso ho fatto l'append, grazie al cavolo, però ho il controllo, cioè quello che mi sono stupito è che comunque mantengo il controllo. Se io faccio submit qui io traccio, ho il controllo di quello che succede qui. X, esco. Quindi
ho il controllo, riapro. Vabbè, adesso perché non l'ho fatto, riapro. Però, ok, quindi riesco a tenere il controllo pur non essendo un pezzo della mia, cioè non essendo sotto l'ID principale della mia applicazione. L'altra cosa che ho fatto è quello di fare due div che non c'entrano niente sempre con le applicazioni. Ho messo due ID diversi, uno l'ho teleportato di qua e uno l'ho teleportato di là. Cioè, se io vado di qui, per esempio, vedete che i due div sono vuoti, ok? E quando l'ho teleportato, ho messo il testo. Poi potete mettere anche un componente molto più grosso, come volete. Questo è fantastico per il micro front-end. Quando vi danno tipo un componente alla responsabilità di una cosa, ma graficamente è da un'altra parte. Questa è una figata. Questo avete il vostro widget e il pezzo che volete graficamente, lo UI, la UX ve l'ha messo da un'altra parte, lo teleportate. Fantastico. Anche questo è una figata. Purtroppo, secondo me, andiamo lunghi sulla parte di Composition API. Quindi io farei un check con la gente. Se vuole restare, vado avanti, se vuole che vada avanti, se no mi fermo e facciamo le domande. Ma sono passati 46 minuti, ti servono 10 minuti? 5 minuti, 5 minuti. dai. Non lo so, sentiamo un attimo il popolo perché non vorrei che la gente poi li ho stancati. Vai Vai pure, pure, avanti. vai, vai. Se vuoi dire ci Ok. sono, vai, Composition API è la cosa più figa, dai. Ok, Composition API. Scusate ragazzi, però effettivamente pensavo che ci fosse poco da dire, però poi effettivamente facendo gli esempi si va a lungo. Comunque, allora, qui ho messo un po' di codice, chiaramente non è un live coding, quindi devo avere tutto preparato. Allora, vediamo il pezzo non commentato, poi scommentiamo gli altri pezzi. Sostanzialmente cosa succede? Abbiamo una computer title, uno change title e una computer change time. Che cosa fa questo? Fondamentalmente, banalmente, change title cambia da Pluto a Pippo, da Pippo a Pluto e mi dice l'orario con i secondi quando ho cambiato. Vabbè, niente di importante. Cioè, niente di fantascientifico. Ecco, come funziona questa cosa? Praticamente abbiamo visto che abbiamo define component, possiamo scrivere, abbiamo delle diverse sintassi in base a come lo facciamo. Comunque, Define Component accetta una funzione anonima, come abbiamo visto prima, con la possibilità di avere due argomenti, fondamentalmente in questo caso prop e che gli ho dato un'interfaccia io, giusto per, e context, qua praticamente sta, adesso mi vede. Comunque qua per prenderci il context, se vogliamo. Ok, questa cosa la potete scrivere anche diversamente, giusto per... Ok, quindi fate export default, quindi questa potete scriverla anche con setup. E la potete scrivere tranquillamente. Ah sì, scusate. Potete scrivere anche così e funziona lo stesso. Praticamente non cambia niente. O con le option o così, va bene. E quindi, come funziona? Ho creato una costante che si riferisce a un operatore ref. Quindi io referenzio Pippo, che è il mio valore di default, potrei non averlo. Dove fondamentalmente lo wrappo dentro questo utility. Questo utility cosa fa? Crea un oggetto reattivo che non mi ritorna il valore Pippo, ma mi ritorna una serie di, di proprietà. Infatti, se vado a iterare Pippo, cioè, scusate, ref title, abbiamo una proprietà value, ed è questa proprietà che è una computed property reattiva. Ed è questa che fa un po' la magia, insomma.
Quindi, fondamentalmente, cosa faccio? Quando la devo usare, quindi prendere il valore della mia referenza, della mia variabile, devo fare appunto refTitle.value. Cosa diversa, però, non voglio confondere, però se poi la uso all'interno del template. In quel caso, se la esporto e la uso nel template, non mi serve usare punto .value, perché l'engine praticamente lo fa lui al posto mio, fondamentalmente. Ok. Dopodiché io ho questo oggetto reattivo, bellissimo. Cosa me ne faccio? Praticamente posso anche ritornarlo. Quindi posso ritornarlo. Perché? Perché tutto ciò che voglio usare nel template deve essere ritornato. Quindi che siano funzioni costanti, eccetera, eccetera, eccetera. Per usarle nel template, quello che ci dice la guideline è ritornatelo come output della funzione setup. Ok, quindi in questo caso io cosa faccio? Per un discorso che non c'avevo voglia, cioè volevo far vedere anche la computed property, ho utilizzato l'operatore computed property per wrappare con una funzione il ref title value e quindi ritorno la computed title. Questo perché? Perché praticamente io vi potrei anche far vedere che facendo più 2 o più quello che voglio, sì, scusate, metto la stringa, qualunque cosa io voglia fare, insomma, è giusto farlo nella parte di computed e non nella parte di ref. Questo è il dato puro, questo è il dato computato. Quindi in questo caso l'ho computato per poi utilizzarlo nel template, per farvi vedere un po' come funziona. Quindi andiamo a salvare, quindi farò una modifichina, quindi adesso appunto vedete che il dato è già computato, faccio così, pippo, e poi c'è tutta la mia bellissima stringa che ci ho concatenato, poi se ci mettevo 4 era uguale, vabbè. Comunque questo è JavaScript. Niente, quindi ho wrappato tutto nella computed property, un po' per farvi vedere questa cosa, anche se comunque potevo anche non farlo, perché comunque abbiamo detto che ref sono reattive. Ok, per i metodi, quindi prima creavamo un metodo del nostro componente e lo usavamo tranquillamente. Qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una funzione anonima o con argomenti, come vogliamo, e quindi praticamente esportarla nel setup. E basta, è finito. Nel senso, la utilizziamo come l'abbiamo sempre utilizzato. Le watch, quindi, quando usavamo le watch, quindi avevamo la proprietà watch all'interno delle option, in questo caso cosa facciamo? Mettiamo come primo parametro la referenza, quindi la proprietà che vogliamo watchare. Quando cambia questo, ok, invochiamo una funzione anonima che a sua volta potrebbe chiamare un'altra funzione, in questo caso. Quindi in questo caso gli passo un altro argomento. Questo l'ho fatto perché lo vediamo dopo. E poi ci sono le varie option che sappiamo già, che conosciamo già da Vue 2, quindi le mediate per appunto farlo scattare già il primo giro, perché se non lo mettiamo scatta solo la seconda volta. Vabbè, queste non c'entra niente con Vue 3. Altre cose importanti, insomma, andiamo a scommentare un attimino il codice. Quindi abbiamo visto il funzionamento, qua vado un attimo a togliere, ok, vado a fare qualcosa di un po' più complesso. La classica, diciamo, lista to do, quindi, in realtà non mi ricordo se sono tutti liste, un add user, comunque cerchiamo veramente di andare veloci, pensavo di metterci di meno. Comunque, ok, aggiunta nome, quindi, aspettate, const name, aspettate, forse gli ho cambiato la ref, qua, print name, ok, perché ho cambiato, aspettate, reverto un attimo, così
torno a quello funzionante, intanto perché l'ho modificato per fare, per mettere i commenti e poi l'ho tolto. Ok, quindi tanto volevo farvi vedere questo. Ok, abbiamo quindi il funzionamento, vi faccio vedere il funzionamento e poi ok, quindi abbiamo un autocomplete, add user, aggiungi user. Ok, perfetto. Questo è il funzionamento. Come si fa questa cosa qua? Praticamente si crea, appunto in questo caso non abbiamo bisogno di un ref, si usa quando abbiamo un primitivo, diciamo, non un oggetto. In questo caso abbiamo bisogno di un oggetto, quindi si usa l'utility reactive. Questo ci permette appunto di avere più proprietà, in questo caso che possiamo rendere reattive, quindi che possiamo rendere proprietà all'interno del nostro Composition API. Inoltre, la cosa più figa ancora, che dentro la proprietà reactive possiamo addirittura utilizzare elementi concatenati, quindi in questo caso computed. Che cosa fa? Cosa faccio? Sostanzialmente total, che è una proprietà reattiva della referenza users, è computata sulla base delle users che ho all'interno di essa. Ok? Quindi questo oggetto praticamente non solo è reattivo, ma automaticamente praticamente gli si dà un lavoro sulla base degli users che ci sono. Quindi io quando aggiungerò users, questa proprietà andrà ad aumentare automaticamente, quindi non devo fare niente. E questo è molto, molto figo rispetto a quello che magari si doveva fare prima, si doveva fare una computed property apposta. E quindi creiamo un oggetto reattivo. Questa cosa come si esporta, per esempio, nel template? Questa cosa si esporta, diciamo, utilizzando lo spread operator e quindi dividendo users e total usando l'operatore toRefs. Quindi, usando l'operatore toRefs, con lo spread operator, abbiamo praticamente esportate nel template due valori, users e total. Ok? E quindi li possiamo utilizzare, per esempio, vedete, io uso total e uso users, e che poi lo uso anche per ciclare. Ok? L'altra cosa molto più magari interessante, senza andare proprio nel dettaglio, quindi chiudere qui la cosa e poi magari andiamo sulle domande, sarebbe, potrebbe essere interessante spostare, per esempio, non so, change title o metodi fuori, e quindi magari in una libreria di metodi. Quindi io ho fatto un TS con print full name, change time, add user, che sono un po', hanno un po' di roba, quindi voglio snellire il mio componente, quindi li esporto fuori. Tra l'altro sono riutilizzabili. Utilizzando gli argomenti posso passare le ref, chiaramente devono essere dei tipi che poi io identifico come tali, quindi devono rispondere all'interfaccia. Però poi posso appunto qua, usato per esempio il carrying, ma posso anche non utilizzarlo. Quindi veramente possiamo fare un po' quello che vogliamo con un approccio molto più funzionale. Quindi io andrei, io mi fermerei qui perché potrei continuare all'infinito. Ok, aspettate un attimo che vado sulle slide, così un attimino chiudo proprio la presentazione. Allora, dubbi? Sì, grazie. Dubbi immagino di sì, tantissimi, grazie. Ciao. Diciamo ciao adesso a prestissimo, diciamo, alle domande. Chiudo la presentazione, faccio vedere. Ecco, ho preso il controllo della condivisione dello schermo. Scusate ragazzi, ho fatto fare tardissimo. Non c'è problema, il contenuto, il tuo talk era interessante, per cui siamo rimasti qui a ascoltare volentieri. Mia moglie intanto mi ucciderà, quindi uccidetemi pure voi, intanto così. Comunque, per fare le vostre domande ad Andrea, potete andare su menti.com
e usare il codice 897578. Questo vi permetterà di postare le domande e le vediamo in diretta su questa schermata. Nel caso ne arrivassero tante, Andrea, io poi non risponderai a tutte, ma te le passo e le mandiamo via email. Rispondo offline, diciamo. Offline, esatto. Sì, sì, mandiamo via email a tutti. Sì, comunque quanti. Nel caso se avete problemi, insomma, mi contattate, c'è la mail. Mi potete mandare intanto anche lo spam, intanto ormai mi arriva anche lo spam, tranquilla. Intanto uno in più, uno in meno, non mi cambia la vita, insomma. Quindi no, vabbè. Aspettiamo ancora un attimino perché non è immediato. Sì, sì, no, certo. Comunque è rimasta tanta gente, insomma. Cioè, sì. Pensavo... Siete degli eroi, comunque, sappiate. No, magari non ci sono domande, ti immagini? Sì, aspettiamo ancora un minuto per provare a raccogliere. ecco qua. Ok. Qualche consiglio su partire in maniera ordinata con le composition API? Beh, in maniera ordinata, sicuramente l'approccio che ti consiglio, per esempio l'approccio che ho utilizzato io, magari in maniera... un po' più programmatica è quella di prendersi un componente che già hai, quindi non inventarselo, prendi un componente che già hai e prova a rifarlo con le composition API. Quindi non ti devi inventare il requisito così, prova a ritradurlo praticamente con quello che già hai in composition API. Già quello ti darà dei problemi, ovviamente, e quindi potrai cominciare, secondo me da lì è un buon punto di partenza. Poi non è una cosa complessissima, eh? Cioè nel senso, magari è complesso spiegarla in 5 minuti e magari io non sono proprio la persona più brava a spiegare, però sicuramente metterci la testa dentro sono sempre quelle cose che aiutano molto in questi casi. Quindi partire da qualcosa di già fatto e tradurlo ti aiuta a focalizzarti sull'obiettivo, che in questo caso è come si usano le composizioni API. Spero di aver risposto. Andiamo alla successiva. Ma per usare... No, riassumere. Ah, per riassumere... Per riassumere, per usare Vue con TypeScript, che passaggi devo fare? Allora, per usare Vue è uguale a come facevi prima con Vue 2. Cioè, se usavi, Vue 2 con TypeScript hai la stessa cosa, adesso è uguale. L'unica cosa che cambia è che quindi devi impostare ovviamente lo script, magari è una domanda molto basic per Vue, magari, cioè, non lo so, magari la sto vedendo un po' troppo alta, quindi c'è lo script, insomma, dove praticamente puoi mettere appunto script lang ts e già lì ti dà la possibilità di usare TypeScript. In più ovviamente devi avere la libreria TypeScript nel package, quindi poi devi avere il webpack con Babel che traspila, e in più chiaramente poi adesso con Vue 3 hai diverse opzioni: o usi librerie di terze parti come si usava in Vue 2, quindi Vue Class Components o Vue Property Decorator, o se no usi, come ho fatto io, Define Component, che comunque ti dà i types. Questo spero di aver risposto anche qua. Con il transport, o come si chiama? Sì, si chiama transport, sì. Non si rischia di perdere il controllo in fase di manutenzione? No, perché? Perché comunque tu, il tuo componente nel tuo repo, cioè quindi chiaramente se tu mi stai dicendo non sai dove lo stai mettendo, allora sì, stiamo parlando di una possibilità, non il fatto che deve essere utilizzato così. Quindi io ho dato magari un estremo che in alcuni casi, per esempio oggi me ne serviva uno, per esempio, che ho detto, cavolo, se avessi avuto
il transport mi sarebbe stato utile, però non è una regola, quindi tu potresti usare il transport per trasportarlo magari in una parte di codice che magari hai dentro lo stesso component, per dire. O per esempio per i pop-up che vanno su tutto usi sempre il body, quindi non togli il controllo, perdi il controllo, sai che è body e body, per esempio. Il composition advisor, per esempio, è un'alternativa valida? Tutte le soluzioni a Vuex? No, non c'entra niente, nel senso che composition API non subentrano al posto di Vuex. Nel senso, forse l'ho capita cosa intendi. Insomma, puoi utilizzare entrambi, in realtà uno non esclude l'altro. Secondo me Vuex ancora è un'alternativa, diciamo è un must, cioè non è un must, cioè devi averlo praticamente, devi averlo nel tuo progetto, quindi cioè è un must di ogni progetto, deve esserci, quindi questo per me devi continuare a utilizzare Vuex, e poi se vuoi fare i tuoi componenti con la composition API fallo pure. Stanno arrivando un sacco di domande ancora, direi rispondiamo all'ultima e poi, come ti anticipavo prima, le altre te le passo via email e le restituiamo alla community. Sì, va bene. Allora, scusate se non riusciamo a rispondere a tutto. Qui non ti riesco a rispondere perché non so la use callback di React, che cosa intendi, per gestire le auto function. Quindi mi spiace, cioè dovrei vedere che cosa fa use callback. Io non sono proprio espertissimo di React, così a basso livello. Va bene, andiamo alla prossima, mi sa che questa è stata breve. Mi spiace. Quali casi tu potessero essere necessari? Avere router o più store? Come dicevo prima, magari in un approccio magari a micro front-end, dove potresti nel main avere più necessità di avere più avere diverse applicazioni e magari più istanze, appunto, più istanze di store diverse e montarle su componenti diversi. Diciamo che è difficile dire la casistica, è più un fatto che magari quando ti serve dici cavolo, c'è questa possibilità. Ok, va bene, grazie Andrea, ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie di aver potuto. E vi chiedo invece a voi di rimanere ancora un pochino, per così riesco a darvi giusto due informazioni, e se volete estraggo la licenza per un prodotto oggetto.